Salve a tutti ragazzi, sono sempre io Menzo, benvenuti in questo nuovo video sul mio canale. Siamo tornati qui con un nuovo episodio della carriera allenatore con la nostra Inter, signori. L'ultimo episodio della seconda stagione, signori. Ci sarà una terza stagione, probabilmente ci sarà anche una quarta, vedremo come andrà appunto la terza stagione. La terza ci sarà sicuramente, signori. Oggi però è un episodio davvero molto importante perché ci andiamo a giocare la partita contro la Salernitana e la finale di Coppa Italia contro la Juventus, signori. Con la Juventus ci stiamo giocando il campionato anche adesso, perché siamo a più 3, signori. Se dovessimo perdere con la Salernitana, dopo ci sarebbero meccanismi strani, perché gli scontri diretti sono esattamente a pari merito. Quindi non so dopo cosa si andrà a guardare per decretare il vincitore del campionato. Vorrei far vincere anche la classifica marcatori a Mauro Icardi, signori. Come al solito vi ricordo, ragazzi, in descrizione di seguirmi su Instagram. Andatemi tutti a seguire perché metto informazioni molto importanti sui nuovi video, sui nuovi giovani talenti tipo Phil Foden. Quindi seguitemi, perché così potete restare sintonizzati su tutto quanto il mondo di YouTube e dell'Inter, del mondo del calcio in generale. Andiamo in partita, signori. Assolutamente da vincere. Siamo fuori casa, ma è assolutamente da vincere questa partita. Aspettate che mi sono ricordato di mettere capitano Mauro Icardi. Io non so assolutamente perché Icardi non fosse più capitano, non lo so, raga, non lo so. Andiamo subito in partita, raga. La formazione è il 3-5-2. Voglio essere molto offensivo contro la Salernitana. Sarò prontissimo però a spostarmi subito anche al 4-2-3-1. Meglio voglio mettere Dalbert e Cancelo. Perfetto, signori, direi che ci vado con questa formazione, sempre sul pezzo. Forza Inter, andiamo in campo, andiamo a prenderci questa Serie A. Allora, signori, noi abbiamo già vinto un trofeo a inizio anno. Abbiamo vinto la Supercoppa italiana, se non sbaglio, contro la Juventus proprio. E adesso ci giochiamo il campionato. Dobbiamo assolutamente fare in modo che questa stagione non sia fallimentare dal punto di vista di trofei vinti. Perché siamo usciti malamente in Champions League, vi ricorderete ovviamente. Ma vogliamo comunque confermarci in campionato come una grande potenza. Abbiamo fatto un grande campionato e perdere all'ultima giornata sarebbe veramente triste. E poi vogliamo portarci a casa anche la Coppa Italia, assolutamente. Attenzione, João Mario! João Mario! Ruba un gran pallone! João Mario davanti al portiere! Subito sbloccata! João Mario! 1-0! Torna trequartista e buca subito la Salernitana. Bene così, gran recupero di João Mario e gran gol. Mandiamo, signori, mandiamo. Rivediamo qua, grande pressing del portoghese. Poi ha atteso un attimo, quasi fuori dall'area. Tira un... no, è entrato da poco nell'area. Secondo gol in Serie A, ragazzi. L'anno scorso ne fece tipo 15, una cosa del genere. Ovviamente cambia da giocare da trequartista a davanti alla difesa. Però, raga, quest'anno è andata così. Il prossimo anno forse tornerà trequartista il buon João Mario. Rashford. Palla per Mauro Icardi. Attenzione a Mauro Icardi, se ne deve andare. Dobbiamo farlo segnare assolutamente. Mauro Icardi! Palla deviata, ok. Palla deviata. João Mario. Fa correre Dalbert sulla sinistra. Dalbert si accentra. Aspetta, movimento di Mauro Icardi. Che avviene? Subito, Mauro Icardi. Una finta. Il destro di Mauro Icardi! Tua? Come... chi è che ha fatto una chiusura del genere? Una chiusura clamorosa. Clamorosa veramente. Dalbert ancora all'Inter però, che ha iniziato la gara col piglio giusto. João Mario, Rashford, Icardi. Icardi se la mette sul mancino. Mauro Icardi, la rocca. Attenzione a Marcus Rashford che colpisce la rocca. E poi 2-0. Gran gol di Puccino. Va a esultare Marcus Rashford. Ma questo è un gran autogol di Puccino. 2-0 Inter, guardate qui che colpo di testa incredibile, quasi è venuto fuori un pallonetto. Guarda qua, toc, bellissimo, guarda lì, con calma, olè, perfetto. Icardi, se ne è andato benissimo Mauro Icardi, attenzione a Mauro Icardi, se la mette sul destro. Mannaggia alla rocca, mannaggia alla rocca, mannaggia. Ozia Coop, bella, dove c'è Mauro Icardi? Che stacca e segna il 3-0 per l'Inter. 3 gol in mezz'ora. Mauro Icardi prende Dybala al vertice della classifica marcatori. Gran stacco di testa qua in mezzo a due. La Rocca aveva preso anche questa ma non è bastata. La palla è entrata. Bene così Mauro Icardi. Rashford per Icardi. Attenzione perché si è inserito Goretzka. Va Mauro Icardi. Icardi davanti alla Rocca. Icardi! Palo! Mamma mia però che sfortuna, raga. Che sfortuna. Icardi,
Pinamonti per Phil Foden, raga, gran palla. Gran palla, Phil Foden se la mette sul mancino, che è il suo piede! 4-0, Phil Foden. Questo è un fenomeno, signori. Questa è stata la mia veramente più grande soddisfazione in questa stagione con l'Inter, in queste due stagioni con l'Inter, ma nel senso in questa serie, in questa carriera allenatore. Phil Foden, una grande scoperta che vi ho fatto apprezzare. Spero vi ho fatto amare, ma soprattutto spero che l'abbiate comprato nella vostra carriera allenatore e lo state provando con le vostre mani. È veramente, veramente forte questo ragazzo. Phil Foden. Scusate, Pinamonti, Goretzka, arriva Chiesa dall'altro lato, la mette in mezzo, dove non arriva Icardi. Dove non arriva Mauro Icardi per poco. Ce l'abbiamo fatta! Ce l'abbiamo fatta! Siamo campioni d'Italia, signori. Siamo campioni d'Italia. Il campionato è nostro. Non mi importa più sapere quanto ha fatto la Juventus. Non è neanche così tanto importante la classifica capocannonieri, anche se siamo riusciti a pareggiare i conti con Dybala, forse. Non so quanto ha fatto Dybala, non so quanto ha fatto la Juventus oggi, ma non è importante, raga, perché questa volta l'abbiamo vinto noi. L'anno scorso ce lo siamo fatti sfuggire, ma quest'anno l'abbiamo vinto noi. Siamo i campioni d'Italia. Mi sono ricordato anche di mettere capitano Mauro Icardi, così può alzare la coppa. Eccolo lì che arriva il nostro capitano. Alzala, alzala al cielo. Finalmente, finalmente, signori, non sapete da quanto aspetto questo momento, anche nella realtà. Che belle emozioni. Che belle emozioni. Bravo Maurito, meritata. Meritata, quest'anno meritata, raga. Abbiamo veramente giocato molto bene. Davvero, davvero molto bene. Sono stracontento per i ragazzi, per i giovani, per i più esperti. Salernitana non ha fatto niente. Non ha fatto niente. La Juventus quanto ha fatto? Giusto così per sapere. 0-0. 0-0. Bene così. Quindi non ha segnato Dybala. E quindi anche Mauro Icardi è il capocannoniere della Serie A. Perfetto, signori. Adesso faccio una grande serie di allenamenti e poi andiamo a giocare la finale di Coppa Italia contro la Juventus. Eccolo là, signori, a destra. Icardi, titolo di capo cannoniere. Guerrero mi ringrazia. Ha annunciato il giocatore del mese, che è pure Mauro Icardi. Perfetto, perfetto. Aspetta che fammi fare gli allenamenti. Fammeli fare, fammeli fare. Tutto pronto, signori. Ci siamo, partita di la finale di Coppa Italia contro la Juventus. Decido per questa volta, dato che mi faccio sorprendere molto spesso, di andare con questo modulo 4-2-3-1, signori. Un po' un ritorno alla vecchia scuola, no? Quindi vado a fare la formazione, ma penso che il prossimo anno in realtà, raga, tornerò proprio con questa formazione. Vi dico la verità, Penso che mi comporterò proprio in questo modo. Voglio provare però Gabriel Jesus sulla destra. Anche se non potrebbe giocarci sulla destra, la proviamo. E teniamo subito Guerrero e Soci pronti per subentrare, ovviamente, in qualsiasi occasione. Perfetto, direi che questa è la formazione giusta. 4-2-3-1 con Gagliardini e Goretzka che faranno da schermo. Andiamo in campo, raga, andiamo in campo. E sono abbastanza teso. Già comunque un trofeo ce lo siamo portati a casa noi, ragazzi. Già un trofeo ce lo siamo portati a casa noi. È già, anzi, già il secondo contro la Juventus. Quindi cerchiamo di fare almeno tre trofei su 4. Ci proviamo. Dalbert, lancio millimetrico per Rashford. Lo insegue Clyde. Attenzione a Marcus Rashford. Può andare sulla fascia sinistra. Al centro c'è Mauro Icardi. La palla è deviata. Mauro Icardi! Sempre! Mauro Icardi! Anticipo sul difensore. Tocco di mancino. A bucare Buffon. Sempre Mauro Icardi. 1-0 Inter. 1-0 Inter. Lancio millimetrico di Dalbert per Rashford, che poi brucia in velocità Klein. Rivediamolo qua. Non so chi sia il difensore che Icardi ha anticipato. Mustafi. È Mustafi, si vede dalla faccia che è Mustafi. Quindi Mustafi a casa. Non potevamo partire meglio, ragazzi. Attenzione a Dybala. C'è Gimenez che prova a chiuderlo. Stavolta grande chiusura di Gimenez. Assolutamente. Icardi per Dalbert. Gran palla di Mauro Icardi. Attenzione perché al centro non c'è nessuno. Dalbert aspetta, rientra, la gioca Mauro Icardi col destro, Buffon, dai Gabriel Jesus, non ci arriva, peccato. Attenzione, quel buco lì. Mamma mia, mamma mia.
L'avevo visto quel buco lì, ma non sapevo assolutamente come andarlo a chiudere. Ammonito Gimene. No, João Cancelo. Per fortuna che Dybala ha sbagliato, perché sennò sarebbe messa veramente male. Vabbè, ma qui? Qui però sono andati per conto proprio. Leno, gran parata. Qui sono andati proprio per conto loro, i difensori. Attenzione a Bernardeschi, se ne va da Albert. Dybala! Ancora Gimenez a chiudere, poi Leno! Non ho parole, ragazzi. Non ho parole. Non ho veramente parole. Quasi come se lo dovessero fare, sto dannato gol, eh. Cervi o Servi, non so come si legge quel nome. Però la Juve ha pareggiato, io non ho veramente parole. Ma Leno come un pesce nella rete si è insaccato in porta. Ma insomma, pareggio della Juventus, un po' così. Icardi, il lancio è deviato e va dalla parte di Gabriel Jesus che si fuma Alexandro, il tiro di Gabriel Jesus col destro, Buffon. Attenzione perché la palla finisce a Rashford, non la sfiorare. No. Finisce qui il primo tempo, raga. 1-1, un 1-1, un po' così. La Juve ha sprecato molte occasioni, in realtà. Non so perché sono andato sul replay. Sicuramente l'unico momento in cui non doveva far gol è quando l'ha fatto. Però va bene così, è una partita molto divertente. Gran palla recuperata da Rashford. Icardi la controlla, aspetta l'inserimento di João Mario qui. Ottima chiusura di Mustafi che poi la regala a Icardi che tira di prima intenzione. La palla esce. Attenzione alla Juventus con Lucas Vázquez dall'altro lato c'è Bernardeschi. Gimenez appena in tempo. Dove cavolo era D'Albert? Dove cavolo era D'Albert? Adesso la Juventus sta spingendo molto. Mauro Icardi, gran stacco di testa per Gabriel Jesus, che si addormenta anche lui, ma alla fine recupera un ottimo pallone. Entra in area Gabriel Jesus steso. E questo è calcio di rigore, raga. Questo è calcio di rigore. Non fischiato, non visto dall'arbitro, ma questo è netto. João Mario per Rashford. Attenzione a Rashford. Si accentra Klein. Gran chiusura questa volta. Si accentra Icardi. Ha visto Gabriel Jesus. Dall'altro lato arriva João Cancelo un po' in ritardo, che può metterla in mezzo adesso. Bella! Klein la mette fuori. Raga, che partita! Attenzione qui all'errore di un giocatore della Juventus. Icardi si gira col destro. Gianluigi Buffon. No, 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 Dybala. C'è Talisca, che chiusura! No! Non ci. No, raga, non ci credo. Non ci credo. Non ci credo, che amarezza. Che amarezza. Che amarezza, veramente. Mamma mia, la palla è andata di là. La palla se n'è andata, raga. Clamoroso. Clamoroso, veramente. Clamoroso. Clamoroso. Modric contro Leno. Modric contro Leno. Valeno! La para! La para! La para! La para! La parata Leno! La parata Leno! La parata Leno! La parata Leno al 90esimo! La parata Leno al 90esimo, raga, giustizia. Attenzione, perché c'è un buco grande come una casa per Mauro Icardi. Una finta, Mauro Icardi è passato! Icardi! Il tiro a giro è bruttissimo. Pensavo che Chiellini mi riprendesse subito, invece così non è stato. Oh, raga! No, stava ripartendo. C'era solo Icardi davanti a Buffon. E questa finale di Coppa Italia si deciderà ai calci di rigore. Modric contro Leno. Modric l'ha già sbagliato prima. Forza, Leno. Forza, Leno! E stavolta Modric non lo sbaglia. Può andare Rashford. Rashford! Ottimo rigore. Spiazzato Gianluigi Buffon. Bernardeschi contro Leno. Può andare Bernardeschi! Dove l'ha tirato? Dove l'ha tirato? Tra l'altro mi ero buttato pure da quel lato. Va Mauro Icardi. Contro Gigi. L'ho tirato troppo forte, raga. Mi sa. Traversa. Traversa di Mauro Icardi. Higuain contro Leno. Higuain segna. Attenzione va Talisca. Buffon para. Thiam contro Leno.
Valeno! Sì, 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 sì! Parata. João Mario. João Mario. Vai João. Sì, buonanotte. Buonanotte. Alexandro. Contro Leno. Centrale. Ha vinto la Juventus. Come ha vinto la Juventus? Scusami. Ma scusatemi, raga, perché ha vinto la Juventus? Mancavano ancora due rigori per parte. Boh, raga, forse mi son perso qualcosa. Abbiamo perso la finale di Coppa Italia contro la Juventus. Una gran squadra, la Juventus. Davvero un'ottima squadra. E niente, purtroppo non c'è stata molta giustizia. Fortunatamente abbiamo vinto il campionato e la Supercoppa Italia all'inizio anno. Dai, finiamo questa stagione almeno con due trofei. Allora, raga, guardiamo un attimo la brosa prima di salutarci. Allora, Cancelo questa stagione è salito di 2. Ci troveremo Bastoni, che ha ormai a 20 anni da un 70, quindi purtroppo noi ce ne faremo poco. Murillo è un 82, Mbemba è cresciuto poco, Christensen poco. Skriniar speravo di crescerlo di più, proprio in questa ultima stagione, allenandolo molto, però è comunque un 80. Zigno è cresciuto di 6, signori. Adesso è un 79, è diventato tanta roba questo ragazzo, è da solo 19 anni. Il prossimo anno sarà molto importante per noi. Jimenez di 1, Cucurella di 4, Dalbert di 2. Poi abbiamo Federico Chiesa, che è cresciuto poco, adesso è un 81. João Mario è cresciuto di 2, Gagliardini di 3. Goretzka di 3, raga, Goretzka 87, tanta roba, veramente. Rashford anch'esso di 3, Guerrero di 1, Talisca di 3, Phil Foden di 7, era un 71, raga, adesso è un 78, che spettacolo, adesso ha 19 anni. Caramo ha cresciuto di 4, anche lui molto bene. Mauro Icardi di 2 è un 88 e Andrea Pinamonti adesso è un 78, molto ma molto bene, 20 anni, 78 non è male. Comunque, signori, spero che questo video vi sia piaciuto, ci vediamo nel prossimo con il calciomercato, quindi sotto nei commenti tanti consigli di calciomercato. Noi ci vediamo ad un prossimo video, un saluto e alla prossima, ciao a tutti ragazzi.